Buongiorno Verdastri, siamo da poco entrati in primavera, che può anche essere considerata l'inizio dell'anno entomologico. Gli insetti si svegliano dal torpore invernale e cominciano la loro vita super indaffarata. Ma c'è una cosa molto bella e molto utile anche per noi che possiamo fare per loro, e sto parlando di un hotel per insetti. Ultimamente, infatti, è partita la moda di queste casette che vendono anche già pronte, un po' come era nata la moda delle bat box, che adesso è un po' scemata, se vogliamo. Io spero che la moda degli hotel per insetti continui ancora per un po'. Sarebbe comunque bello comprarne una già pronta, ma volete mettere la soddisfazione di costruirne una con le nostre mani e poi vederla abitata? E non è una cosa molto difficile da fare. La cosa più difficile, secondo me, è realizzare la struttura, ma le singole stanze per gli inquilini non sono poi così difficili da fare. E per attirare gli inquilini più semplici da far venire nel vostro hotel, non serve neanche una struttura, bastano dei tubetti a fondo cieco. E in questi tubetti, molti generi di api solitarie, tra cui Osmia, andranno a creare una specie di nursery dove allestiranno dei ricoveri per le loro uova e per il cibo che mangeranno poi le larve che sgusceranno. E come ci insegnano i costruttori di queste case, bastano qualsiasi cannuccia a fondo cieco naturale per attirare queste api. E allo stesso modo andrebbe bene anche fare dei fori dentro a delle travi non trattate o dentro a dei tronchi. Le api solitarie, come anche le api sociali, sono importantissimi impollinatori. Quindi se avete un orto vi consiglio di mettere subito una di queste strutture. Ma oltre all'impollinazione, un buon orto, nonché un buon giardino, avrebbe bisogno anche di insetti predatori che vadano a cacciare quegli insetti fitofagi che danno fastidio alle vostre piante e alle vostre colture, per evitare di usare insetticidi ad ampio spettro che ammazzino tutta la fauna presente a casa vostra. Ma il vostro hotel può dare riparo anche a coccinelle e crisope, che sono due insetti che svernano sotto forma adulta. In primavera ricomincerebbero la loro attività di famelici predatori e andrebbero a distruggere tutti quei fitofagi che danno fastidio alle vostre piante. Le coccinelle sono rinomate per essere delle truculente predatrici di afidi, sia in forma larvale che in forma adulta. Le crisope, verdissimi neurotteri, hanno larve polifaghe che riescono ad attaccare molteplici insetti dannosi. Entrambi questi insetti hanno bisogno di fessure per abitare nel nostro hotel. E la paglia, come anche ramaglie varie, possono darle. Qualcuno consiglia di dare riparo anche alle forbicine, le forficule, dermatteri che non disdegnano di mangiare qualche insetto pericoloso. Io personalmente eviterei di dare riparo a questi insetti, perché se abitano in grande numero i vostri hotel, potrebbero dare fastidio alle vostre colture, alle vostre piante, perché sono onnivori, mangiano un po' di tutto, non solo insetti. Quindi io eviterei, visto che tra l'altro sono bravissime a trovare un riparo da sole. Altri insetti che possono diventare molto importanti per il vostro orto o il vostro giardino possono essere i carabidi, coleotteri predatori. Per dargli riparo bisognerebbe inserire qualche pezzo di legno o di corteccia nel vostro hotel. E con le giuste feritoie potreste dare riparo anche ad alcune farfalle che possono svernare nel vostro hotel, come ad esempio Vanessa Atalanta. Una controindicazione potrebbe essere causata dall'arrivo di una regina di calabrone, che potrebbe cominciare a fare un nido in un vano abbastanza capiente. E un calabrone è anch'esso un famelico predatore, però dei vostri insetti, cioè dei vostri inquilini. Per evitarlo, basta non mettere dei vani troppo ampi e sistemare questa struttura, questa casetta, in posti non rivolti a sud-ovest, che è il punto in cui il sole resta di più durante l'estate ed è il punto in cui ci sono i requisiti di temperatura di cui necessitano gli imenotteri, sia i calabroni che anche le altre vespe, come possono essere Vespula germanica o Polistes. In definitiva, sistemare un hotel per insetti non è proprio un lavoro da poco, perché necessita di controllo per evitare appunto che arrivino questi imenotteri e che arrivino gli inquilini, se no,
perde la sua funzionalità. Beh, Verdaste, siamo giunti alla fine, quindi se il video vi è piaciuto magari lasciate un pollice in su e condividetelo sui social. Inoltre ditemi nei commenti se avete una di queste casette o se la vorreste comprare. Io sono presente su Facebook, Instagram e Telegram, dove do delle notizie in anteprima e segnalo degli eventi interessanti. Quando comprerete o realizzerete la vostra casetta per insetti, sentirete sicuramente una gran soddisfazione. Il vostro giardino e o il vostro orto potranno diventare, esattamente come voi, sempre più verdi.